Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Feniros e preferite Meroki e penso che ci siamo. Lo so che lo dico già da un pezzo, da diversi episodi, ma penso che a questo punto siamo veramente arrivati alle battute finali. Molto triste in realtà vedere la città ridotta così, per certi versi anche per colpa nostra. C'è un bel messaggio dietro, un messaggio interessante dietro con Grigini. Ovvero il fatto che comunque la fantasia è uno strumento potentissimo e se usato nella maniera sbagliata può creare dei mostri. Questo perché comunque Ash aveva dentro di sé tanta frustrazione, ovviamente. Tira che tira, comunque è stato spinto al limite. E le sue creazioni alla fine si sono arrivate a corrompere, cioè comunque il frutto della sua fantasia è uscito fuori, cioè perché proprio questo è il fatto, è proprio uscito fuori dal suo controllo, aggredendo, cioè facendo ciò che lui non aveva comunque il coraggio di fare. È molto molto figo, poi è ovvio al solito, cioè è normale che i bulli sono comunque delle vittime, d'accordo, però comunque mi ha fatto piacere che lui stesso durante la storia l'ha detto, quindi anche loro hanno sofferto, però questa non è una giustificazione, esattamente, infatti non lo è. Perfetto, proseguiamo. Io vi ricordo già adesso che se siete interessati a questi a tema nerd, geek, pop culture, sia di prodotti orientali che occidentali, c'è il sito pampli.com dove trovate delle grafiche con le quali potete fare realizzare t-shirt, calze, scarpe, zaini, cover per cellulari, poster, magliette per bambini, chi più ne ha più ne metta. E se c'è qualcosa che vi interessa, lo state per acquistare, al momento del completamento dell'ordine potete inserire il codice FERRIR, scritto PH, con il mio nickname e il nome del mio canale, per ottenere un 15% di sconto sul vostro ordine. Che si va a sommare ad eventuali altre offerte presenti sul sito. Detto questo, wow, ok, dobbiamo fermare il genio. Allora, abbiamo detto che. Oh, ok, si sta ripetendo la cutscene. Perfetto. Fa paura, eh? Cioè, comunque per essere puntare bambini, insomma, non è proprio il massimo. Nel senso buono, ovviamente. Cioè, fa veramente paura. Allora, va bene, con L2 facciamo Pain Skate, ok. Devo levargli quella roba di dosso. Esatto. Dobbiamo trovarlo, però. Tu non mi dai una mano, Rospo? Avevi detto che mi devi una mano, ma. Che carino che è. L'abbiamo fatto noi, se ci pensate un secondo. Dai, non puoi fare sul serio. Ok, ci siamo. Cosa ci siamo? Ah, cavolo. Non è così immediato, eh. Mi ha fatto male. Io ricordo di aver fatto una sezione simile durante la prova a Roma, però comunque. Ah, è che posso lockare, infatti. Però comunque era completamente fuori contesto, quindi. Dai, 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 che ho rotto il culo. Vai così. Ok. Avvicinati al genio oscuro. Ho capito adesso. Credete che mi sto commuovendo? È così carino. Segui l'anima del genio. Dove stai andando?
Probabilmente, cioè, non è solo lui, quindi dovrò salvare anche gli altri. Oh. Non so che dire, il mio commentario è abbastanza ridotto a questo punto, perché a parte avere un magone fortissimo, sarò scema, non so che dirvi, forse sono stupida. Immagino sarà abbastanza ripetitivo come meccanismo, però intanto a me il mal di stomaco viene lo stesso. Ah, e ora mi vai ad andare sul capolavoro, ok? Per liberarlo. Oddio, che cosa brutta. Amico, ce l'hai fatta. Grazie tantissimo. Pennellino. Pennellino. Mi chiamo Ash. Non c'è di che. Wow! Dopo tutto quello che ti abbiamo fatto, beh, tutte quelle cose non le dicevo davvero. Quella era Ginny! Sì, dobbiamo muoverci. Hai una torcia? Sì, ma cosa? Ti dirà tutto Rospo. Andiamo. Ehi, ma che succede? È completamente stordito, giustamente. Dove ti sei cacciato? Qua non posso sentirlo, però, il genio oscuro. Oh, cavolo. Guardate, li vedete? Già, intrappolati nei loro stessi incubi. Proprio come lo eri tu. Dobbiamo tirarli fuori da qui. Ecco che arriva. Non aver paura. Oddio, è dolcissimo, oltre che essere velocissimo. Ti sei bloccato male? Molto meglio. Mi sa, eh. No, non ti puoi buggare, dai. Infame, però. Ah, non ci credo. Che palle. Peccato. Oh oh, ne sta arrivando un altro. Oh. Ok. Un altro. Va bene. Devi lasciare che ti aiuti. Comunque è carino che non ti vogliono attaccare. Cioè, comunque si difendono e basta. Sono aggressivi, ma non con te. Hanno paura. Che è un po' comunque anche l'idea del bullismo stesso, eh. Ok, dai, dai, dai. Ora sta tranquillo. Ok, uno l'abbiamo fatto. Anche se mi sembra che è buggatissimo pure lui. Sei come nuovo. Oddio. A me sembra che ti è rimasto l'effetto. Lo so che questo non sei tu. Della luce brutta, però non importa, dai. Poi discuteremo anche di queste cose. Vi chiedo scusa davvero. Sapete, cioè, capite che non dipende da me, no?
dobbiamo vivere anche questo per poter giudicare. Piccolo lui. Sperando in tutto questo che sparisca, ma penso di sì. Ok. Ah! Oh! Sentite il silenzio. Sì, cioè, credo. Che cacchio è successo? È stato Ash, vero? Mi è sembrato di vederlo... Sì, vi ha salvato. Eccolo. E perché? Perché? È l'unico che può affrontare quelle cose. Con quel pennello che ha con sé. Ma il perché? Perché? Per quello che ho visto. Grida. Litigi. Genitori separati. Anche un padre in prigione. E ho capito che le cose che mi facevate non erano per me. Io non c'entravo. Comunque volevate sapere il perché e questo è il motivo. Ash, cioè, io non so cosa dire. Mi dispiace tanto. La voce non c'è stata, anche a noi l'ha pensato. Ne manca solo uno, quindi. Ci sono altri miei amici nei canali. È lì che sto andando. E perché ci dovrebbe interessare? Perché anche Beatrice è là sotto. Mi serve aiuto per liberarla. E noi che possiamo fare? Sei tu che hai il pennello. Ma sì, comunque è anche carino che non hanno completamente cambiato carattere, infatti. Sì, no. Non vi nego che, essendoci passata, mi tocca particolarmente questa discussione. Cioè, io non ho mai avuto un pennello magico per farmi rispettare, fare sentire in colpa queste persone di merda, però diciamo, no, che appunto la prima parte della storia l'ho vissuta, quindi comunque vedere una storia simile che finisce bene mi emoziona non poco. Ok. Posso aiutarti? Resta fermo. Frame rate. Vita lento è in grado di abbattere gli oscuri volanti. Basta scappare, eh? Ma non è quello, eh? A me sembra troppo piccolo questo qua. Forse è il caso di usare la super pittura. Eccolo. Ok, ok. Devo andarmene da qui. Sì, anche la presentazione comunque dei dipinti oscuri mi piace tantissimo. Cioè, mi piace tanto. Ok. Ti pareva che non usciva un altro? Almeno un altro. Oddio, così carino! Dai, 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 dai! Dai, dai, non dai! Non voglio farti del male. Shu, 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 shu! Shu, 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 shu! Fatto, fatto, fatto! L'abbiamo bloccato! Ok, uno è fatto. Non posso trattenerlo per molto! Oh cacchio, non gli piace. Preso. Ok, piano piano.
Dai, dai. Ehi, tranquillo. Fatto. Però questi mi sembrano piccolini, eh. Mi sa che ce n'è un altro. Questi sono troppo piccini piccio. Va meglio adesso? Poi per carità può essere, eh. Ok, andiamo a recuperare B. Però, adesso vediamo, eh. Oh, piccoli. Qui ovviamente va a semplificarsi tantissimo. Cioè, è comunque un gameplay molto basic. Sempre stato, tale rimane, però mi dispiace in realtà, soprattutto perché comunque è una varietà che non mi aspettavo per il titolo, che poteva invece essere un semplice lieto fine senza comunque una cosa che secondo me per se sei piccolo, comunque giovane, ti colpisce, oppure comunque come nel mio caso ti senti in parte, diciamo, coinvolto anche a livello emotivo. Avresti voluto avere un pennello magico, magico, ecco, diciamo, no? Eccolo, infatti. C'era quello più grosso di tutti. No! Cazzo, li ha ammazzati? Eccolo di nuovo! Li ha ammazzati? Ha preso Ash! Resistete! No! Questa cosa è carinissima! No! Splotch! Intanto è ancora bloccata là dentro. Ah no, è ancora bloccata. Pensi di farcela? No. Non posso dipingere senza il mio album. Oh no. E senza quei geni. Sì, è pronto alle 1 per raccogliere le anime dei geni. Che non mi vedete perché ho gli occhioni lucidi come una stupida. Ma poi perché ti chiamano Rospo? Mi piacciono i rospi. Ah. Potresti fargli vedere come disegnarli? Dopo che ti avremo aiutato a recuperare il tuo album. Stai scherzando? Volete inseguire quella cosa? Cioè, ma l'avete vista? Sentite, siamo al sicuro adesso, grazie ad Ash. Io dico di chiuderla qui. Cioè, lasciamo il faro a quella cosa. Perché sbattersi? No. Se ce ne andiamo adesso, quell'oscurità ritornerà ancora. E Deskan non potrà più tornare a essere bella. Io non posso permetterlo. Ho fatto una promessa. A chi? Lei se n'è andata. No, non dire queste cose perché mi si spezza il cuore. Io torno indietro, al faro. Ho capito. Ai ai. Vabbè dai, è ovvio che verranno ad aiutarci comunque, dai.
In realtà il loro cioè, è fichissimo in realtà che non vogliano, proprio perché una cosa è che hanno evitato che venissimo rapiti, ma andare lì volutamente a combattere quella cosa, cioè, è un po' da pazzi, nel senso, non è che adesso siamo bro bro super amici. Promette bene. Quindi che devo fare? Devo scappare? Non può essere andato lontano. Tutti i miei dipinti rovinati. Mamma mia, che cosa è successo a Faro? Mica scemo. Grandioso. Come faccio ad arrivare? Ehi là, lupo di terra! Oh. Un passaggio? Ash da solo non avrebbe mai pensato di prendere una barca, probabilmente. Sento le braccia come spaghetti. Infatti sembrano spaghetti. Di quelli sottili. Sta zitto. Su, ragazzi. Addirittura. Senti, abbiamo trovato queste in giro. In caso le volessi indietro. Grazie. Oh, cacchio! Ah, perché quindi adesso con un poco di pagine, addirittura capitolo 6 epilogo. Ok, dovevo decorare, che mi sembrava strano senza i geni. Però adesso mi hanno dato delle pagine di paesaggio, ho fatto abbastanza schifo, però anche, cioè, l'idea di la parte della neve è bellissima. Ma poi appunto l'idea di dipingere Ha funzionato. su delle navi Andiamo. diciamo abbandonate, distrutte. È Certo, bellissimo. Rospo. Ah, Rospo è un patatino. Mamma mia, è buio qui dentro. Andrà tutto bene. E non ha nemmeno un buon odore. Oh, colpa mia. Che schifo. Vabbè, dai, Troppo pipistrelli. buio qui per il paintscape. Vabbè, sì, i pipistrelli sono il meno. Oh, con C'è da calma, preoccuparsi, credo. eh. Allora. Tipo sei Sì. Sono Io non li toccherò. Esatto. Ha ragione Zack, siamo prudenti. Sono belli, io non li toccherei. Mica scemi. Ok. Che succede? Sembra si stia allargando. Dai, arena per il boss finale, dai. È troppo lontano. Come faccio ad attraversarlo? Ehi, forse riusciamo a farti una rampa. Una rampa? Ma che... Oh, ho capito. Ah, sì? Forza, date una mano a sollevare questa roba. Ok, grazie. Ragazzi, devo andare avanti. Allora noi cercheremo un'altra strada. Oh, attenzione!
Che in realtà lui era pure un po' bullizzato da loro comunque. Ah no, ok, no, di là non devo andare. C'è questo platforming molto più dinamico qui. Eccolo! L'album! Splotch? Swoosh? Salvo io! Dai, boss finale! Hai a cazzarola. Ho più timore a muovermi. Ok, ok. Ehi, hey, Ash, siamo qui. Ora sono impegnato, ragazzi. Sì, l'abbiamo notato. Sì. Guardate. No. Ok, devo usare l'elemento giusto. Che succede? Che succede, Dio? Fichissimo. Devo schivarlo. Devo schivarlo, so. Ti fa male. Ok, a questo punto. Non scherza. Adesso fa male, Dove sei? Dove sei? Bene così. Dai, dai, dai. Vai giù, vai giù, vai giù. Guardalo, stai scappando, Stai scappando, vieni qua. Allora è la tua fine, però. Guardalo. Bello. Ok, ok. Ok, adesso tranquillo. Dai, 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 dai. Questo mi dà una finestra piccolissima per avvicinarmi, ovviamente. Shh, non muovermi. Allora, se non ritorna Luna, io scoppio a piangere per sempre, ve lo dico, Quindi non vi azzardate, non vi azzardate, fammi riapparire Luna. Cioè, tipo, subito.
Dai. Dai. È una cazzo di storia per bambini, eh. Oh. Ecco. Luna! Io credevo... Ragazzi, lei è Luna. È merito suo se ci sono i disegni. Il pennello. I geni. Tutto quanto. Lei pensa sia merito tuo, Ash. Comunque, piacere di conoscerti. Ash ti ha promesso di sistemare Denska, vero? Se l'avessi visto con i tuoi occhi. I suoi dipinti erano... Ancora? Luna! Devo eliminare l'oscurità con la mia pittura. Oh, che dolce! Super pittura al 100%. Non sto piangendo, non ho. Un giorno vi farò vedere giorni in diretta, in live, e mi vedrete sciogliere come una merda, ma in una maniera unica. E io qua mi sto signorilmente trattenendo, cercando di mantenere una voce salda. No, sarà successo qualcosa in una vita passata mia, non so che dire, oh. Wow! Proprio così. Dite che ora la gente inizierà a tornare? Perché non dovrebbe? Cioè, è davvero parecchio fico. Oh, cavolo, non me ne ero accorto. Adesso siamo in 6. Allora? Allora, possiamo giocare 3 contro 3 a basket. Oh, sì. Insomma, capisco se non vuoi vederci mai più. Ma dopo tutto quello che abbiamo passato... Non so, che ne dici, Ash? Ci stai per un 3 contro 3? Credo che preferisca disegnare, Chuck. Potremmo fare entrambe? Sì. Ovviamente il fatto che mi coli il naso è dovuto a un attacco di allergia, a null'altro, eh. Guardate che carino il mio genio, i baffi. Che dire, a parte la mia voce rotta e imbarazzante... È un peccato che ci siano questi problemini tecnici, nel senso che... Oddio.
Diciamo che purtroppo si percepiscono dei limiti tecnici alla fine, tra bug e comunque tendenza alla ripetitività, che vanno un po' a smorzare quello che è il coinvolgimento magari del giocatore un po' più grande. Però comunque, sentite, io mi sono commossa più volte durante questo episodio, quindi alla fine il risultato c'è stato. Anche questi disegni sono troppo carini. Poi, cioè, può essere che magari, infatti adesso che devono prenderli pure loro, cioè può essere magari che io sono particolarmente sensibile. Oddio, è tornato il leone marino. Sono tornati. Vabbè, dico, al di là della mia voce rotta imbarazzantissima, è sicuramente un titolo molto semplice che può venire a noia, però se pensate che non è venduto a prezzo pieno, che è stato fatto veramente da forse 12 o 13 persone, e che comunque a modo suo, cioè, io qui mi sono focalizzata sull'andare avanti, ma volendo tu ti metti là e ti dipingi tutte le pareti, ok? Quindi non so, a parte quello che ha il ragno nello zaino, io non me la sento di dargli un voto basso o giudicarlo come a malapena sufficiente, ecco. Non penso che lo sia. Cioè, va un attimo contestualizzato. Poi sicuramente io sono di parte, perché appunto eccetera eccetera eccetera. Però è sicuramente un peccato che certi meccanismi ci sono ovviamente solo nella parte finale del gioco, perché comunque sì, ok, è un po' macchinoso l'action, però cioè, l'idea di combattere col pennello è fichissima, di avere gli attacchi elementali è fichissima. Solo che giustamente, narrativamente parlando, quei geni li devi creare tu prima prima che si corrompano, ok? Però guardate che bello, cazzo. Non lo so, io sono contenta, poi appunto sì, sicuramente si sarà sentita la voce. Meno male che non avete visto la faccia, perché sarebbe stato imbarazzante. Ma non ho messo la facecam perché non me l'aspettavo. Cioè, mi aveva colpito emotivamente il gioco quando l'ho provato, però ovviamente non è minimamente paragonabile a quello che ho provato giocandolo così tutto di fila. Quindi nulla, io sicuramente vorrei sapere la vostra. In generale, per quanto ovviamente vederlo non è assolutamente la stessa cosa di giocarlo. Cioè, dai. Quindi adesso io posso andare qua e farmi e riempire tutta la città. Cioè, la città è diventata un'enorme tela. E finalmente è tutta pulita. Cioè, questa cosa è bellissima. E non ci sono più, ovviamente, i puli a rompermi le palle. Quindi è proprio massimo della libertà. Cioè, anche solo per far questo. Cioè, anche solo per avere la libertà totale di mettersi a far tutto così, cioè la modalità storia da sola giustificherebbe questo, cioè avere tutta la città da dipingere. Davvero. E che poi ora li posso rifare, ovviamente adesso mi permette di rifare tutti i geni, però con le robe che ho sbloccato, quindi wow. Va bene, non farò nulla però, perché sono in uno stato semicatatonico e comunque è tardi e sono emotivamente a pezzi. Non me l'aspettavo assolutamente, quindi adesso mi vado a sciacquare la faccia, decisamente. Oddio, che dolcezza.
Nulla, quindi fatemi sapere assolutamente la vostra. Da parte mia io non posso che consigliarvelo comunque. Davvero. Assolutamente. Perché... wow, cioè... non so che dire, davvero. Che c'è, vuole? Hai degli ottimi gusti. Che sta facendo? Comunque, ok, allora... io... cosa? Cosa? Comunque, fatemi assolutamente sapere la vostra e... wow, va bene, io vado a morire a letto adesso, perché non mi aspettavo sta botta, davvero, non è paragonabile a Journey, ma cioè, Journey è molto più spirituale, comunque come gioco, e mi sta venendo seriamente voglia di portarlo in live. Se io portassi Journey in live, io ho fatto una serie su Journey, ma se io portassi Journey in live al 100%, mi metterei a piangere come una fontana, non avete idea. Potrebbe essere un'idea, giusto per umiliarmi un altro poco, no? Quindi, assolutamente attendo i vostri commenti e ciò detto io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!